Io non lo so se ci fossero foto mie e di Liliana all'interno di quegli hard disk. Suppongo di no, perché lei era molto discreta e riservata. Non ho il ricordo di foto particolari fatte nei momenti in cui stavamo insieme. Ma non escludo che ci fosse qualcosa su di noi, perché sia io che Liliana abbiamo avuto il sospetto e in un'occasione la certezza che il marito ci seguisse. Lui la controllava. A parlare è Claudio Sterpin, l'amante di Liliana Resinovic, la pensionata sparita da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita in un boschetto il 5 gennaio 2022. Sulla scia della decisione del giudice, che ha respinto la richiesta di archiviazione, la procura sta conducendo nuovi accertamenti. Dai risultati potrebbe finalmente emergere la verità sulla morte della pensionata. Omicidio o suicidio? Presto, forse, si saprà. Tra i 25 punti di indagine, uno riguarda il contenuto di 5 hard disk, dispositivi nei quali è possibile salvare documenti e materiale audiovisivo. Sebastiano Visintin ha consegnato gli hard disk a una coppia di amici, Laura Grassi e Giuseppe Gramegna, qualche giorno dopo la scomparsa della moglie. È importante chiarire la sequenza degli eventi. Sebastiano ha denunciato la scomparsa di Lilly solo alle 22 del 14 dicembre 2021, su insistenza dei vicini, nonostante non avesse avuto notizie della moglie dall'intera giornata. Ha raccontato di essere uscito di casa alle 7:30 per andare al lavoro e da allora non aveva più visto Liliana. Nei giorni successivi, il cognato Sergio Resinovic lo ha sollecitato a contattare i giornali, a lanciare appelli e a cercare fisicamente Liliana, temendo il peggio. Come ha rivelato lo stesso Sergio, Sebastiano ha risposto «Aspettiamo». Il 16 dicembre, 2 giorni dopo la sparizione di Lilly, Sebastiano si è recato a casa degli amici Laura e Giuseppe. A quest'ultimo ha chiesto di custodire alcuni hard disk che, secondo Visintin, contenevano tutta la sua vita. Gli ha detto che si trattava principalmente di fotografie e che desiderava lasciarle a lui perché temeva per la sua incolumità. Successivamente è emerso che tra i dati memorizzati sugli hard disk c'erano anche delle foto osè, tuttavia non coinvolgevano direttamente i protagonisti di questa vicenda. Quali altri contenuti vi erano? Perché Sebastiano ha cercato di nascondere tale materiale, impedendo inizialmente agli investigatori di sequestrarlo? Solo nel febbraio 2022 è finito nelle mani delle autorità, quando l'amico Giuseppe, sospettoso, lo ha consegnato agli inquirenti. Attualmente stanno analizzando il contenuto. Il fulcro di questa tragica storia ruota attorno alle relazioni di Liliana. Il marito ha costantemente negato che la moglie avesse un amante. Alcune settimane fa è emersa un'intercettazione datata marzo 2022, nella quale Sebastiano, ignaro della presenza di una microspia nella sua auto, confida a una giornalista il sospetto che Liliana fosse rimasta incinta di Sterpin 30 anni prima. È stato Sebastiano stesso ad accompagnarla in ospedale per l'aborto. Inoltre, Liliana aveva già subito un aborto 7 anni prima, nel 1985. Perché Sebastiano continua a sostenere che tra la moglie e Sterpin non ci sia stato mai nulla, se avanza il sospetto di averla messa incinta? A tal proposito, Claudio Sterpin, il diretto interessato, ha dichiarato: «Io e Liliana ci siamo sempre frequentati per 42 anni. Ci siamo conosciuti quando lei era un atleta e io il suo maestro. Essendo lei molto più giovane di me, non abbiamo mai pensato a una relazione seria e stabile. Nel tempo entrambi abbiamo incontrato altre persone, io ho avuto 2 mogli, e proprio nel periodo in cui Sebastiano ha sospettato che fosse rimasta incinta di me, io frequentavo quella che sarebbe diventata la mia seconda moglie. Sicuramente non ero io il padre di quel bambino. Non escludo però che fosse rimasta incinta di me la prima volta, cioè nel 1985. Lei era mia allieva, eravamo stati già insieme ai tempi, ma a me non ha mai parlato della gravidanza. Se fossi stato io il padre, ritengo che l'avrebbe fatto». Secondo Claudio, il marito era pienamente consapevole del legame speciale che esisteva tra lui e Liliana,
anzi pare che li abbia persino seguiti. Io e Liliana ci siamo incontrati, anche in presenza del marito, durante alcune manifestazioni. Lui ci ha scattato quella foto che ci ritrae insieme. Io indossavo l'uniforme dei bersaglieri. Secondo me Liliana negli ultimi tempi gli aveva parlato chiaramente di noi. Siamo sempre stati uniti, ma nell'ultima fase del nostro rapporto volevamo stare insieme. Avevamo progettato di trascorrere insieme il weekend del 18-19 dicembre. Volevo far passare il 16 dicembre perché è l'anniversario della morte di mia moglie. Poi, al ritorno da quel weekend, avremmo ufficializzato la nostra relazione. Era dal 25 ottobre che io e Lilly parlavamo seriamente del nostro futuro insieme. Claudio conferma che lui e Liliana non si erano mai persi di vista. In alcuni momenti siamo stati anche insieme, in altri ognuno faceva la sua vita, però ci siamo sempre sentiti per gli auguri in occasione dei giorni di festa o dei compleanni. Già nel 1981 allenai Liliana per fare una corsa di 100 km. Solo dopo la morte di mia moglie ci siamo veramente e sinceramente ritrovati e sicuramente ci saremmo sposati. Claudio è certo che Sebastiano sapesse tutto. Avanza il sospetto che quegli hard disk possano nascondere la prova della relazione tra lui e Liliana. Forse Sebastiano li aveva fotografati insieme? Ricorda Sterpin. Una volta, era un martedì, dopo il nostro consueto appuntamento, Liliana aveva programmato un aperitivo con le sue amiche in piazza San Giacomo, a Trieste. Io l'ho accompagnata con la macchina. Sebastiano conosceva la mia auto. A un certo punto lo abbiamo incrociato. Era sul lato opposto della carreggiata, lui era in bici. Liliana ha esclamato «Ci ha visti!». Lui non ha battuto ciglio, ma sono sicuro che ci abbia riconosciuti. E molto probabilmente ci aveva seguiti altre volte. Lui controllava Liliana, l'ho sempre detto. Sebastiano continua a dipingere il suo rapporto con la moglie come idilliaco. Quando si sono conosciuti, entrambi erano già sposati. E quando Liliana rimase incinta per la seconda volta nel 1992, non avevano ancora una relazione stabile. Secondo lui, Liliana gli aveva chiesto di accompagnarla all'aborto in qualità di amico, quindi non gli aveva chiesto chi fosse il padre del bambino. È strano che non abbia fatto questa domanda successivamente, dopo che si erano fidanzati e sposati. Continua Claudio. Il rapporto tra loro due era al capolinea già da tempo, non solo nell'ultimo periodo. Liliana mi aveva detto che da almeno 5 anni non aveva rapporti intimi con lui. Non erano più come marito e moglie. Nelle foto che fa vedere in giro si vede che è sempre Sebastiano che la tiene. E poi si tratta di vecchi scatti. Nelle foto recenti Lilly non è serena. Lei si dissociava dalla coppia. Secondo Claudio, il comportamento del marito di Liliana è estremamente discutibile, afferma. 2 giorni dopo il funerale della moglie, lui brindava allegramente in un locale. C'è infatti una sua foto in compagnia di un'altra persona. Ha il calice alzato, come se non fosse successo niente. Io invece conto i giorni, le settimane, i martedì senza di lei. Mi sento davvero solo. Liliana mi ha lasciato un vuoto enorme, perché insieme ci stavamo preparando a vivere un'altra stagione della vita, la mia ultima stagione. Invece tutto è rimasto in sospeso. Voglio poter vivere almeno fino a quando non saprò la verità su quello che le è successo. Andiamo alle indagini. La salma di Liliana, riesumata alcuni giorni fa, è attualmente a Milano per essere esaminata dalla dottoressa Cristina Cattaneo. Al momento Claudio non si reca più al cimitero di Trieste. La tomba è vuota. Quasi ogni giorno si reca al boschetto dove è stato trovato il cadavere e depone una rosa. Quel luogo è diventato simbolo della tragedia. È in quel posto che è cominciato il mistero della sua morte. Io sono convinto che sia stata portata lì da più persone. Vorrei sputare in faccia a chi è stato, a chi ha fatto questo a Liliana. Sebastiano ha risposto con una frase categorica e incisiva. Claudio nasconde qualcosa. Il mistero di Trieste prosegue.